Allora, io sono Mirko, per chi non mi conoscesse, e avevo già fatto delle recensioni per il canale della Creatura della Notte qualche tempo fa, con questa rubrica che ho deciso di chiamare L'Angelo del Libro. Allora, come forse già sapete e come avete sentito dalle recensioni degli altri utenti, ci è stato chiesto di recensire solo delle opere, dei romanzi che sono presenti nel forum, che hanno una sezione tutta loro. Quindi, oggi ho deciso di recensirvi la saga di Black Moon di Kerry Arthur, edita da Newton Compton a 14,90 euro i primi due libri e dal terzo in poi costano 10,90 euro. La saga per ora in Italia è composta da L'alba del vampiro, I peccati del vampiro, La tentazione del vampiro, Il gioco del vampiro e L'abbraccio della notte, quinto libro della saga che è uscito a giugno e che io ancora non ho. La saga completa è di 9 libri e quindi in America è già stata conclusa e da noi siamo arrivati al quinto libro e il sesto dovrebbe arrivare a settembre, quindi verso autunno comunque se non sbaglio. Allora, Kerry Arthur è un'autrice che è molto apprezzata. È molto apprezzata, ma ci sono dei pareri contrastanti, quindi è un po' un'autrice molto particolare visto che ha uno stile un po' diverso dal solito e quindi ve ne parlerò successivamente però. Vive in Australia, dove si svolge appunto la storia di Riley Jackson e questa qui, la serie di Riley Jackson, è una delle sue serie più famose. La storia appunto si svolge in Australia, Melbourne, dove Riley e Rohan, due fratelli gemelli, sono degli ibridi, ovvero vampiri e licantropi. Perché i loro genitori, ovvero la madre, era un licantropo, è stata violentata da un vampiro che era appena risorto e quindi che aveva ancora la possibilità di procreare in qualche modo. Quindi sull'uno prevale più la parte licantropo, infatti su Riley prevale più la parte licantropo, quindi è molto più, cioè fa più effetto con la luna piena e quindi ha più bisogno del contatto fisico, e invece Rohan più prevale la parte vampiro, quindi gli serve il sangue per sopravvivere in qualche modo. Il fatto di essere ibridi, quindi hanno dei poteri speciali rispetto ad altri vampiri o altre creature soprannaturali. Riley e Rohan lavorano in un'associazione che difende gli umani dagli attacchi delle creature soprannaturali. Rohan, a differenza di Riley, è un guardiano, ovvero fa delle missioni, quindi è attivo in questa associazione, mentre Riley rimane più sempre all'esterno, anche se il capo di Rohan e Riley vuole che lei diventi un guardiano, ma lei è molto non gli importa un granché e non vuole entrare in questa associazione. Riley è un personaggio che a me piace moltissimo perché è molto determinato, coraggioso e non è il solito personaggio femminile che possiamo trovare in altri libri, quindi noiosa, un po' così. È molto un personaggio che mi piace, ecco. Quindi un punto in più per questo libro, perché a me i personaggi principali devono piacere e Riley è un prototipo di personaggio che mi ispira. Poi, ritornando alla trama, Rohan scompare misteriosamente insieme ad altri guardiani che lavorano appunto in questa associazione contro il soprannaturale. E quindi Riley decide di andare a cercare Rohan e scoprire cosa sta succedendo, il perché di questi di misteriose scomparse, e quindi scoprirà che ci sono delle persone che stanno facendo esperimenti genetici. Quindi si ritroverà ad affrontare queste strane creature che sono frutto appunto della genetica. Insieme a questa filo di trama c'è anche la parte amorosa. Infatti, busserà alla sua porta un vampiro, e questa cosa fa molto Eric Norton in True Blood, e Quinn, che è un vampiro, e appunto i due, tra loro due nascerà una storia d'amore molto tormentata e difficile da affrontare. Quindi, come detto, è un libro che
più a piacere o non piacere, perché ci sono delle scene di sesso molto esplicite, a volte anche gratuite, secondo me, che quindi al lettore non può far piacere leggere e gli danno fastidio, perché non sono scene che possiamo trovare in una Word o in una Adrien o in una Canyon. Sono scene molto più forti, secondo me, e veramente esplicite, e quindi possono dare fastidio, ecco. Però personalmente non ho questi problemi. E a me piace veramente tanto, prima di tutto perché è scritto veramente bene, è una scrittura che scorre, non annoia, ti tiene sempre con il fiato sospeso, quindi è molto dinamico come scrittura e a me piacciono queste cose qui. Quindi io lo consiglio veramente tanto, è una bella saga, però appunto se non vi piace, ah già non vi piace la Word o altre autrici di questo genere, quindi non avvicinatevi a questo libro visto che ci sono scene molto più forti. Però sta di fatto che comunque è un urban fantasy per adulti, quindi non è un paranormal romance o un romance, quindi c'è anche questa vena fantasy molto più forte di altri romanzi. Quindi niente, io mi sento veramente tanto di consigliarla perché è una serie veramente particolare. Ah già, questa cosa degli ibridi comunque non si sente in tutti i libri e quindi è veramente interessante. E in Italia ha avuto molto successo comunque come serie, quindi io veramente prendetela, almeno provate il primo libro, anche il secondo perché comunque ingrana meglio la storia. E quindi niente, per ora è tutto, e la prossima volta, la prossima recensione, ho intenzione di recensire Giovani Carini e Bugiardi di Sarah Shepard, meglio conosciuta come Pretty Little Liars. Però vediamo se cambierò idea. Adesso non so quale cosa recensire. Quindi niente, è tutto. E ci vediamo alla prossima recensione qui sull'Anto del Libro e nel canale della Rotolo della Notte. Ciao!